ragazzi, scusate, ma stanotte ho dormito veramente poco, ho dei capelli spaziali. Continua il nostro formidabile, incredibile viaggio verso la realizzazione di una bicicletta leggera. Leggera sì, ma che non sacrifichi il comfort. Perché la leggerezza spesso e volentieri vuol dire rinunciare al comfort. Oggi parliamo di selle. La sella che vi presento oggi è di Specialized, è una Swords Evo Roaming Pro, pesa 139 grammi e costa 289 euro. Fermi, è vero, si possono trovare selle sotto i 100 grammi, lo so, ma quelle selle magari non vi garantiscono il livello di comfort della Specialized Swords Evo Roaming Pro. Perché? Perché esistono selle più leggere di 100 grammi, fatte esclusivamente in carbonio, che non hanno un filo di imbottitura, ma poi sopra ci dovete mettere il vostro culo. E vi assicuro che fare 5-6 ore di fondo su una sella completamente nuda, completamente non imbottita, ma leggerissima, è molto noioso e potrebbe portarvi poi nel tempo anche ad avere problemi. Quindi la sella che vi presento oggi è un compromesso tra leggerezza, 139 grammi, e imbottitura, che comunque è una sella comoda e allo stesso tempo leggero. È vero, non costa poco, costa 289 euro, non l'ho trovata nemmeno su Amazon, si trova solo sul sito di Specialized, ma comunque a mio avviso è un ottimo compromesso. Parliamo adesso delle misure di questa sella. Dunque, questa sella alla bilancia pesa effettivamente 139 grammi, mentre Specialized dichiara un peso di 134 grammi. Poca cosa, per carità, sono solo 5 grammi, che però danno comunque un pochino di differenza. Per quanto riguarda le misure, si possono avere tre tipi di larghezza, 135, 143 e 155, per adattarsi a tutte le esigenze. Questo ovviamente è fondamentale perché non tutti i ciclisti hanno la stessa poggiata in sella. Specialized, per ottenere un peso molto ridotto, ha utilizzato un telaio in carbonio con uno scafo che riesce anche ad ammortizzare le vibrazioni e ha un livello di imbottitura di tipo 2, quindi diciamo tutto sommato è ancora una sella di quelle che potremmo chiamare abbordabili da un punto di vista della comunità, cioè non è estrema. Come dicevo, la sua leggerezza è data dal telaio, da questo scafo in carbonio, un brevetto di Specialized chiamato FACT, che riesce ad ammortizzare molto bene le vibrazioni. Questo è fondamentale, soprattutto in selle molto leggere, perché ricordatevi sempre che poi in sella dovete starci. Quindi un consiglio spassionato che voglio darvi è quello di non essere troppo taccagni quando arrivate a selezionare alcuni tipi di oggetti, alcuni tipi di componenti della vostra bicicletta. Uno su tutti è la sella. Considerate che sulla sella grava gran parte del peso del ciclista. Una sella sbagliata, una sella non comoda, una sella troppo economica potrebbe davvero farvi rimpiangere di essere saliti in bicicletta. Quindi, è vero, questa sella costa un po' troppo, lo ammetto anche io. In fase di progettazione, Specialized ha portato questa sella all'interno di laboratori biomeccanici per verificare il normale flusso sanguigno durante la poggiata. È una sella che si adatta sia ai ciclisti che ai triatleti e comunque Specialized non è l'ultima arrivata nel settore ciclistico, quindi la ricerca che ha messo per sviluppare questa sella è sicuramente degna di nota. Ok ragazzi, questa è la seconda puntata, fatemi sapere quale altro componente volete che porti sul canale per alleggerire la bicicletta. Per questo video quindi direi che è tutto, fatemi sapere quali altri componenti volete alleggerire sulle vostre biciclette in modo da portarli sul canale. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche di questa sella. Per oggi è davvero tutto, noi come sempre ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao!